Allora, io non potevo non dire questa qui prima di aprire, perché prima di fare l'intro. Dovevo aiutare una mia amica a fare colpo sul ragazzo, così iniziai a parlarci, me lo sono fatto. Bella ragazzi, siamo i Granas, siamo tornati qui con un nuovo video di segreto. E oggi i segreti non finiscono mai di stupirci, perché come avete visto c'è gente che... Si tromba, si tromba. Come si dice, amici amici. L'uomo di 14 anni non dice niente perché ha troppi pochi punti, mentre la donna di 14 anni dice: mia nonna è abbastanza vecchia e vive da sola perché vuole la sua indipendenza e io e la mia famiglia andiamo sempre a trovare là. Il segreto? Ogni volta che suoniamo al campanello io trattengo il fiato e incrocio le dita perché ho paura immensa che nessuno venga ad aprire, che significherebbe che le sia successo qualcosa e io non me lo perdonerei mai. Per questo ogni volta che apre quella maledetta porta io praticamente le salto addosso continuando a dirle che le voglio molto bene. Però lo sai anche che nel 2016 hanno inventato i telefoni. La chiami e anche prima d'annacce. Così almeno c'è meno ansia quando E dici: nonna, arrivi. come stai? Tutto a posto? Ok, magari non ti muove dalla sedia qui fino a che io non arrivo. Poi però sarà venire a aprire e muore. Miei e mia sorella, gemella, sono andati via per un weekend. Tutto normale, a parte il fatto che appena sono andati, sono entrati in camera di mia sorella. Ho preso alcuni dei suoi vestiti e me li sono indossati. E anche una parrucca lunga da donna. Mi sono divertito tantissimo e la gonna è veramente comoda. PS, sono etero al 100%. Ah. Dish. Ma come fa a essere comoda la gonna per gli uomini? L'altra sera ho scoperto che mia fratella, mia sorella, tradisce suo marito e ci sto male. Non so se raccontarla a qualcuno della famiglia. Al mio compleanno mio papà mi regalò il suo cellulare e ancora non ce l'avevo. Al suo interno trovai dei porno che lui si era dimenticato di eliminare. Da allora uso il cellulare per masturbarmi su quei porno. Aveva Aveva gusto. gusto. Ah vabbè, almeno quello, dai. Sono uno youtuber italiano Noto. noto. Faccio parte di un gruppo molto affiatato. E quando ci ritroviamo per le fiere facciamo spesso delle orge. Il bello è che siamo pure fidanzati. Ho una vera e propria ossessione per le malattie. Ho paura di avere le malattie più brutte e mortali che possano esistere. Questa situazione mi fa stare malissimo. Sono gay e mia moglie non lo sa. E lo sto trattando con suo fratello. L'unica cosa è che ho paura che mia moglie lo scopra. Pensa che casino va la moglie. Cioè, non so se Guarda. se Incazzata col fratello o col marito? oh, e poi si è felice perché non l'ha tradito con una donna. Perché comunque le donne questo dicono: l'importante è che non mi tradisci mai con un'altra donna. Però non specificano gli uomini, capito pure. Eravamo ad un campo estivo l'anno scorso e c'era anche ragazzo della mia amica. È un ragazzo molto carino, ma da parte mia e tantomeno dalla sua non c'era stato mai nulla. A quel campo ho perso la vicina con lui. La mia amica ancora non lo sa. Bene. Brava. Comincì bene, cominci. Alcuni dei miei amici chimici. Chimici. Alcuni dei miei amici chimici. Oh, non si riesce a dire. Alcuni dei miei amici chimici. Ok. Alcuni dei miei amici chimici hanno creato una nuova droga, detta la droga nera. Una sera ero a casa di amici chimici per conoscerne gli effetti della droga. Me la offrirono, ma essendo contrario alla droga, Alla rifiutai. droga. Alla droga, rifiutai. Mentre un mio amico decise di provarla dopo. Io ritornai a casa prima che lui la provasse. Ho saputo che ha sofferto di allucinazioni, nausea, vomito, diarrea e un forte brucio alla testa, ragazzi. Non assumete mai la droga, se no vi ritroverete Ma che all'inferno. cazzo è? Ma che sei? Premetto che è un sonno molto pesante. In quarto liceo mi sono messa in camera con una ragazza che in classe se ne stava sempre per conto suo. Anche la sera è stato così, non mi ha rivolto parola. Solo che la mattina dopo mi sono ritrovata praticamente nuda nel letto e lei mi abbracciava. Ho cambiato No, scuola. e lei mi abbracciava, ho cambiato scuola, tutto attaccato. Il mio capo è una donna sulla trentina che viene sempre al lavoro con la minigonna. Tutti i miei colleghi sbavano solo a vederla, ma a me non piace. Noto che negli ultimi mesi lei è diventata carina nei miei confronti, trattandomi bene. Ieri, alla fine dell'orario lavorativo, ero l'ultimo lavoratore ad andarsene, il mio capo mi blocca e mi sussurra: trombami. Io rispondo: sai, non mi sono mai piaciute le troie. Il giorno dopo mi ha licenziato, che puttana. Vabbè, certo che comunque sia, non è che poi la troia al capo tuo. No, più che Al massimo altro. dici: no, grazie, non credo t'avrebbe licenziato, capito? Però se dici troia, c'ha ragione. Più che altro lei che dice tromba mi potesse denunciare come molestia sessuale. Sì, e ci piavi pure tanti sordi, però vabbè. Quando ero piccolo mia nonna mi picchiava, non ha mai capito il perché. Ora che però sta male tutte le sere vado a trovarla a casa sua. Ah, pensavo che la picchiasse. Ti giuro, aspettavo che la Ora la picchio. picchiasse. Sto con il mio ragazzo da 2 anni, qualche mese fa ho fatto Il sesso migliore della mia vita. con un mio amico e da quel giorno la voglia di farlo con il mio ragazzo è svanita e continuo a fare fantasie erotiche sul mio amico. Lascialo. La notte di quest'ultimo capodanno, dopo la sera in discoteca, io e i miei amici abbiamo dormito insieme a casa. I miei erano a sciare, in quattro in un letto matrimoniale. Dopo circa 2 ore da quando siamo andati a letto mi sveglio con il mio migliore amico che mi stava toccando il pene. L'ho lasciato fare facendo finta di dormire perché mi piaceva e sono quasi venuto. Ad oggi lui non sa che ero sveglio quella notte e parliamo di quanto sia bello fare sesso con le nostre ragazze. Ah. Comunque ragazzi, se vi è piaciuto questo video lasciamo 5.000 like, noi ci becchiamo al prossimo video e bella! Ciao!